Tre giorni dedicati al gioco delle freccette per un appuntamento sportivo che ha visto squadre provenienti da tutto il territorio marchigiano in occasione delle finali del campionato regionale Marche edizione 2017 di Soft Dart. Circa 80 le squadre presenti che al Palace Colle Gioioso di Monteprandone si sono sfidate per ambire al titolo di campioni della rispettiva categoria. Un momento di sano agonismo contornato da momenti di hilarità, strette di mano, una birra in compagnia e nuove amicizie. Ed è proprio questo uno dei tanti motivi per il quale questa disciplina si sta diffondendo sempre di più. Una bella iniziativa sportiva organizzata dalla SD Frecce d'Art Marche, la FIGES e il patrocinio del comune di Monteprandone. Così Luca Simonetti. E siamo a Colle Gioioso, precisamente a Monteprandone, per la finale regionale di freccette. Finale organizzata dalla FIGES in collaborazione con la SD d'Art. Io sono con Luca Simonetti, organizzatore. Luca, passione e soprattutto amore per le freccette. Sì, grande risultato stiamo avendo in questo ultimo periodo con questo sport sempre più, che è il soft dart, sempre più in voga nelle Marche, e niente, siamo qui per fare la finale del campionato regionale appunto delle Marche. Oggi abbiamo iniziato la prima fase di questa finale con le categorie mixed, le categorie amatori, con circa 50 squadre partecipanti che si stanno adesso sfidando per accedere al secondo turno di domani sabato, che sarà la seconda giornata. Beh, poi tra l'altro stasera ci sarà anche la finale, no, individuale, che poi determinerà il vincitore, se non vado errata, a livello provinciale, Luca. Sì. Allora, come dicevi te, Monica, praticamente ci saranno le finali per i singoli di categoria, dove abbiamo delle Marche, praticamente per quanto riguarda la categoria A e la categoria B verrà assegnato il titolo di campione regionale proprio di queste categorie, mentre per le altre categorie, della categoria C, D e femminile, verrà assegnato il titolo di campione provinciale proprio in queste categorie. E in bocca al lupo a tutti, qui da Monteprandone. Grazie. Beh, ma tra l'altro Luca, io una domanda te la vorrei fare, visto che tu e tuo fratello siete poi organizzatori di tanti tornei anche nel corso dell'anno. Che soddisfazione c'è nel vedere questa grande consistenza di numeri, tantissimi ragazzi pronti a sfidarsi con competizione ma anche con amicizia, perché poi ovviamente giocare a freccette è anche un po' quello, bere, stare insieme e soprattutto essere amici. Sì, per noi è come famiglia Simonetti, è un orgoglio avere un po' con la gestione di queste apparecchiature, conoscere tanti ragazzi, socializzare soprattutto nel locale, perché oltre insomma al gioco delle freccette, poi quello che è importante poi è anche la socializzazione all'interno dei locali, dei circoli. E per noi insomma è anche un vanto e un orgoglio, perché insomma ci sono veramente tante persone che seguono questo sport e lo fanno seriamente, molto seriamente. Un'ultima domanda, Luca, e poi dopo andremo anche un po' a sentire gli animi di coloro che magari si sono qualificati e arriveranno alla seconda tappa, che vedrà appunto domani sabato, sempre qui a Monteprandone, un'altra sfida. Se ci fosse un bar, un'attività che vuole fare una squadra di freccette, come si può, ecco, appunto, avere anche avere le macchinette, quindi come contattarvi? Diamo anche degli indirizzi. Certo. Noi siamo presenti anche sia sul territorio marchigiano, e potete contattarci direttamente anche tramite il nostro sito www.dartandballs.it, dove qui gestiamo direttamente anche il campionato prossimo estivo, e ci sono anche i contatti per se volete, ecco, anche voi svolgere un'attività di questo tipo nel vostro locale, circolo, pub e così via. Gli amici sono con una squadra che si è qualificata già per domani, ve li vado a presentare. Gerald. Andrea. Suellen. Andrea. Sonia. Giacomo. Ivan. E loro sono i 69 No Limits. Beh, allora Sonia, domani un'altra gara che vi aspetta, soddisfatti della giornata di oggi? Sì, diciamo che quest'anno è il primo anno che facciamo in C, abbiamo fatto un campionato arrivando secondi, qualificandoci alla finale.
Oggi abbiamo disputato due gare molto dure, una contro gli Eurodart che purtroppo abbiamo perso per 10-7 e poi abbiamo dato il massimo cercando e ottenendo la vittoria contro la pizzeria Lo Spundino. Beh, insomma, grande soddisfazione. Da quant'è che si è fondata la vostra squadra? La nostra squadra gioca da un anno e mezzo che giochiamo tutti insieme, giochiamo alla Bocciofila di Torre San Patrizio ed arrivare ad oggi, primo anno in C, è una soddisfazione grandissima. Tra l'altro, oltre insomma allo sport in generale, le freccette si sa, unisce, vero, come sport? Sì, diciamo che siamo un gruppo molto unito, affiatato e andiamo avanti così. Viva il 69 No Limits! Beh, amici, sono con un'altra squadra che è arrivata prima quest'oggi qui a Monteprandone, è anche la mia, quindi sono doppiamente orgogliosa. Ve li vado a presentare. Innanzitutto presento me stessa, Monica. Mirko. Artem. Giacomo. Primiana. E il capitano? Matteo. Beh, Matteo, una squadra che nasce da poco, però già tante soddisfazioni a partire da Bolzano. Sì, è stato un bel gruppo da subito. Ci siamo trovati bene, un bel gruppo unito, squadra comunque giovane, ma abbiamo subito dato del nostro e abbiamo fatto una bella postazione a Bolzano, quindi in Italia sono molto contento della nostra squadra, molto. Beh, anche oggi possiamo dire è andata bene e adesso poi domani ci aspetta un'altra tappa importante per poi chissà arrivare al podio. Questa è una finale regionale, comunque sia una bella tappa importante, oggi è andata bene, siamo passati i primi sul girone, domani incontreremo squadre comunque che si inizia a scremare, quindi molto forti, daremo del meglio e poi vediamo, dai, come va. Bene, allora lo diciamo anche noi tutti quanti insieme, Forza Wild, pronti? 1, 2, 3, Forza Wild! Amici, siamo con un'altra squadra che comunque proseguirà domani questa finale regionale, la base di Porto San Giorgio. Ve li vado a presentare. Ciao, io sono Paolo Desiré. Thomas detto Tsunami. E Lorenzo. Allora Thomas, anche voi siete una squadra che nasce da poco, però anche per voi tante soddisfazioni. Sì, è vero, tantissime soddisfazioni. Nel giro di due o tre anni, siamo riusciti a salire molto partendo dalla D. Cioè, molte soddisfazioni, siamo sempre stati su con le classifiche e ci ritroviamo qui anche quest'anno in queste finali. E ben venga la serie maggiore, speriamo. È l'augurio che ci si fa. Lorenzo, tu comunque con le frecce ci sai fare, sei un arciere, però per te anche tanti successi anche nell'ambito del soft dart. Quindi la giornata di oggi, sei soddisfatto della tua prestazione? Molto, nella mia prestazione sono molto soddisfatto, ma sono molto più soddisfatto della prestazione di tutta quanta la squadra, perché abbiamo vinto proprio all'ultimo leg, all'ultimo leg, quindi sono molto, molto soddisfatto dei ragazzi qua. Beh, tra l'altro poi le freccette è anche questo, anche il bello di stare insieme, perché poi tra l'altro oggi sono tantissime le squadre che nella vita di tutti i giorni sono amici e si ritrovano magari in competizione, però una competizione sana. Sì, una competizione sana, cioè qui siamo principalmente siamo amici, poi dopo giochiamo insieme, siamo anche amici di quelle altre squadre, ovviamente siamo amici fuori dall'ambito delle freccette, perché quando si gioca a freccette non si guarda in faccia a nessuno. Bene, e poi arriverei a lui, a Paolo. Beh, Paolo, tu poi sei il fondatore di questa squadra e omonimo nome anche del club, quindi club è la base a Porto San Giorgio, quindi penso che per te ci sia estrema soddisfazione e per la vittoria e per aver creato un gruppo veramente unito. Sì, soprattutto perché è il primo anno che siamo qua, quindi tutto nuovo, però siamo all'altezza delle più grandi squadre che sono qua da anni, quindi bene. E poi Dulcis in fondo, l'unica donna della squadra, Desiree. Beh, Desiree, tu sei una campionessa di tennis, però adesso anche questa nuova disciplina, anche per te comunque i numeri parlano, insomma stai andando alla grande. Sì, è una nuova esperienza che volevo fare al di fuori del tennis per via della schiena, ho avuto problemi, quindi mi sono dovuta fermare con il tennis, ma vado avanti e provo nuove esperienze e nuovi sport, uno sport stupendo comunque sia. Davvero. Allora ragazzi, anche con voi l'inno propiziatorio, quindi al mio tre diciamo forza base. 1, 2, 3. Forza base!
Allora Luca, ecco che sono iniziati da poco gli individuali, e ci sono diverse categorie. Sì, questa sera abbiamo l'assegnazione del titolo di campioni regionali per la categoria A e la categoria B, mentre abbiamo l'assegnazione di campioni provinciali per le categorie C, D e anche femminile. Ecco, tra il femminile abbiamo già visto un volto noto, quello di Chiara Sarnari, che sta già giocando. Tra l'altro poi cercheremo anche di intervistare il campione uscente del 2016, che è Mirko Presenti. Fino adesso un po' un colpo d'occhio, Luca? Sì, bel colpo d'occhio, hanno risposto bene i giocatori, sono intervenuti 126 giocatori da tutta la regione, e sentiremo, ecco, anche abbiamo la campionessa Chiara Sarnari per quanto riguarda il femminile, abbiamo anche il campione nazionale Oddi Loris per quanto riguarda la Serie B, e abbiamo anche il campione uscente Mirko Presenti per quanto riguarda la categoria A. Beh, una giornata lunga questa prima giornata qui a Monteprandone dedicata alle finali regionali, però un buon gioco, tanta allegria, tanto divertimento, poi dopo ovviamente domani si proseguirà e domenica ci saranno le premiazioni, quindi le assegnazioni delle coppe e dei vari titoli, quindi insomma c'è un po' da trottare, diciamo così. Eh sì, c'era parecchio da fare, sì, domani continueremo con tutte le altre tre categorie, mix ed amatori, e inizieremo anche con la categoria master, la categoria B. Poi domenica avremo le 8 migliori squadre di tutte e quattro le categorie, categoria Elite, Master, Amatori e Mixed. Tra l'altro poi i vincitori di questa sede, i vincitori anche di domenica della categoria diciamo C e D eccetera, avranno anche l'accesso a... Sì, come dicevamo, le prime quattro squadre di ogni categoria avranno la possibilità di partecipare al trofeo del ambitissimo 6 regioni, che quest'anno verrà fatto il 14, 15 e 16 luglio in Umbria, verrà fatto. Quindi non finisce qui questa avventura, ma continua con tutti gli altri amici delle altre regioni, quindi del 6 regioni. Con Loris Oti dei Super Saiyan categoria B e questa Serie B che arriva proprio a Bolzano. È stata una bella esperienza con un gruppo di grandi amici, belle frecce, una vittoria direi più che meritata. Primi classificati, tra l'altro poi tu rappresenti anche la nazionale italiana. Sì, sì, sono due anni che sono in nazionale. Il primo anno vincendo Caorle come campione italiano di Serie D, quest'anno perché ho vinto i Grand Prix, quindi sono arrivato primo in classifica di Serie C, e la settimana prossima infatti abbiamo gli europei a Caorle e speriamo un risultato positivo. Fino adesso come sta andando qui? Fino adesso alti e bassi, però penso che, no, senza penso, posso fare molto meglio e devo fare molto meglio e farò molto meglio. Devi arrivare primo. L'aspettativa è questa, adesso dopo una freccia può entrare come non può entrare, speriamo che entri. Senti Loris, altre gare che hai in programma? Appunto, la settimana prossima siamo a Caorle con la nazionale, abbiamo la finale di Champions League pure, e queste sono le gare più importanti adesso che abbiamo, poi eventualmente il 6 regioni e via discorrendo l'italiano. Che emozione c'è, ecco, rappresentare la nazionale italiana? Beh, quando senti quelle note dell'inno nazionale con questa maglia addosso è un'emozione indescrivibile, il cuore lo senti un metro fuori di te. L'avresti mai detto? No, ti dico la verità, no, però adesso che ci sono faccio di tutto per continuare ad esserci. Da quanto tempo giochi? Da 2 anni e mezzo. Ah, vedi, pochi anni, tutti questi risultati, chi l'avrebbe mai detto? Non me l'aspettavo neanch'io, però sembra che sono portato per questo. E quindi in bocca al lupo. Crepi il lupo. Grazie Loris. Beh Luca, noi siamo con Chiara Sarnari, vice campionessa italiana femminile, e inoltre rappresenti anche la nazionale italiana proprio per la FIDERT. Chiara. È stato un viaggio parecchio difficile e lungo, però finalmente mi sono tolto qualche soddisfazione. Come sta andando stasera? Bene. Appena adesso 2 vinte, speriamo che continua così. Bisogna arrivare al podio? Si spera, visto che l'anno scorso l'ho vinto il provinciale, spero che anche quest'anno di riuscire a raggiungere l'obiettivo.
Senti Chiara, da quanto tempo è che pratichi questa attività, questo sport? Gioco da 5 anni, e 3 anni giù a Fermo, gioco con la Serie Elite, con la squadra di Monturano. Sei stata subito predisposta oppure c'è stato molto molto da lavorare? Assolutamente no, tanto tanto allenamento. Beh, allora in bocca al lupo e ti auguriamo quindi di detenere il titolo. Speriamo, grazie mille. Con Mirko Presenti, campione uscente 2016 regionale. Mirko, allora com'è andata oggi? Oggi è andata un po' male perché ho perso subito la prima e non sono entrato in partita per niente. Questa è tutta questione di concentrazione, quindi una freccia sbagliata e porta l'avversario comunque a chiusura e a chiudere. E poi mi sono rifatto con 3 partite vinte consecutive e alla fine ho perso con un ragazzo comunque bravissimo, in voga nel nostro sport, e complimenti a loro, e sarà per il prossimo anno. Comunque un colpo d'occhio anche a te su questa serata, tantissimi volti conosciuti ma anche tanti ragazzi che appunto ambiscono a questo titolo. Assolutamente sì, ci sono tantissimi giovani, nuove facce, tanti ragazzi in più tesserati che comunque sia vedo molto agguerriti e divertiti da questa finale. In bocca al lupo a loro e buone frecce come diciamo noi prima della partita. E adesso parteciperai a qualche altra gara oppure ti fermi? No, c'ho ancora la partita di Elite di domenica dove inizieremo il campionato a squadre, la finale del campionato a squadre, girone da 8 doppio KO. Siamo arrivati quarti nel girone, però ci proviamo lo stesso. Nulla è perduto, fino all'ultima freccia. Super Saiyan vincitori al torneo regionale di categoria B, quindi di accesso alla categoria A. Ve li vado a presentare. Ciao, sono Loris Soddi. Ti ho portato fortuna, ammettilo, l'altra sera. Sì, sì, sì. Simone Terenzi. Barbatelli Andrea. Salvatelli Michele. Menghi Daniele. Capitano, che dire, soddisfazione a Bolzano, soddisfazione questo torneo regionale e adesso? Beh, soddisfazione tanta, a partire da gennaio dello scorso anno che abbiamo trionfato a Bolzano nel campionato italiano, siamo saliti nella categoria superiore, la B, e stiamo continuando con le soddisfazioni perché ci siamo portati questo trofeo regionale. Per ora sono orgoglioso della mia squadra e speriamo di confermarci di nuovo a Bolzano il prossimo anno. Adesso categoria A bisogna avere ancora più grinta, essere ancora più super, come il vostro urlo. Sicuramente ci vorrà ancora qualcosa in più, però con un po' di allenamento, forse qualche rinforzo o un po' di concentrazione in più, però speriamo di riuscire ad ottenere ancora ottimi risultati. Voglio sentire anche lui, eh. Vabbè, che dire, contento tantissimo, soddisfatto dei miei compagni di squadra, ma era una cosa pianificata e ce l'avevamo in mente e siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo che ci siamo posti fin dall'anno scorso. E quindi l'urlo anche dei Super Saiyan, come voi sapete fare, vai! Super! E sono con i campioni regionali, i Rebel vincono il titolo di campioni regionali, ve li vado a presentare. Francesco. Gigi. Spugna. Manuel. Fufi. E il capitano? Enrico. Allora, Serie Elite, oggi un importante riconoscimento, un bel traguardo, quanta preparazione c'è dietro? Beh, per noi è lunghissima perché è iniziata 14 anni fa, sono anni che siamo a questi livelli che sfortunatamente perdiamo una finale, quest'anno per la prima volta siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo e siamo strafelici. Siamo stati fortunati. Facciamo parlare un po' tutta la squadra, vai, le emozioni. L'emozione è fortissima, è la prima volta, assolutamente molto forte. Siamo stati assolutamente fortunati, siamo forti di noi. Tra l'altro poi un bel duello contro la squadra anche della Sarnani. Sono bravi ragazzi, tirano bene, però è andata meglio a noi.
Io non so che dire, sto ubriaco. E anche questo è il bello delle freccette. Io concordo con l'opinione del mio compagno, i ragazzi sono veramente meritevoli gli altri, quest'anno è andata meglio a noi. Beh, capitano, quindi adesso si prospetta anche un nuovo anno, ancora più preparazione, quindi altri traguardi da raggiungere, anche insomma la nazionale. Cosa volete che vi dica? Io sono 14 anni che continuiamo grazie a questi ragazzi che per me sono fratelli, sono quasi una famiglia. Dopo tanti anni che facciamo i secondi posti, i piazzamenti, siamo ancora qui e continuiamo. Adesso vediamo, la sfida potrebbe essere alzare l'asticella e quindi pensare a Bolzano, all'italiano e vediamo cosa può succedere. Dai, allora l'urlo dei Rebel, vai! I campioni regionali siamo noi, siamo noi! Oltre all'urlo e aver ballato, chi dobbiamo ricordare, capitano? Dobbiamo ringraziare, siccome la nostra storia è abbastanza lunga, delle persone storiche che ci hanno fatto compagnia e sostegno per tanto tempo. Uno è il famosissimo pasticcino Andrea Spinozzi. Super pasticcio! Un altro è Martinez e Cristian Martinez. E ci sono state altre persone che hanno fatto parte di questa squadra per tanto tempo. Non riusciamo a nominarli tutti, però pasticcino. Stefano Tomassetti. Lo stesso Stefano Tomassetti, un grandissimo giocatore, però non riusciamo a ricordarli tutti. Per adesso ci godiamo noi questa vittoria, che siamo qui e ce la siamo meritata. Beh, io sono con i vincitori della categoria D, i B-Cubo, ve li vado a presentare. Michela, Davide, Lorenzo, Matteo, Serena. Allora ragazzi, oggi è una giornata importante, avete vinto, quindi avete avuto l'accesso alla categoria amatori e soprattutto il punto importante l'hai fatto te. Capitano, non capisco ancora niente, sinceramente. Beh, non capisci niente, però con ho analizzato la situazione, quindi parla con loro. Allora, il capitano c'è? Sì. Allora, capitano, beh, da quanto tempo esiste la vostra squadra? Da due anni. Io comunque vorrei ringraziare già da adesso, subito, un ragazzo che non c'è qui, Gigi Lori, detto anche Gigi Lori, che senza il suo apporto forse non stavamo manco qui a parlare. Vi aspettavate questo risultato, sinceramente? Sì. Vai, siete venuti carichi, no? Veramente sì, sì. L'obiettivo era fare il massimo possibile. Poi c'è una squadra di persone eccezionali. Quindi adesso ancora maggiore impegno per questa nuova realtà, che è la categoria amatori, quindi ancora più grinta. Sì, diciamo che ci penseremo da almeno tra un mesetto. Muove le freccette per un mese, sciopero totale, penso. E quindi intanto si godono la vittoria. Sì, 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 grazie a tutti. Anche voi l'urlo, B-Cubo, dai, vai. B-Cubo! Giù! Alla Gigi! Sono con i vincitori della categoria amatori che passano di diritto in master, i Dos Chapas. Ve li presento. Luca. Cristiana. Lucrezia. Vieni avanti con la maglietta rotta perché hai esultato. Matteo. Francesco. Jessica. Beh, Francesco, allora che cosa possiamo dire? Presidente dell'associazione, ok, questi ragazzi mi stanno dando delle cose mondiali, guarda, hanno fatto la seconda praticamente provinciali, hanno fatto le secondi l'anno scorso e primi quest'anno e sono stati grandiosi, sono dei ragazzi che stanno mostrando dei progressi mondiali, una cosa spaventosa. Io sono insieme a loro ci credono e sono contento. Da quanto tempo è che c'è questa squadra? 3 anni? Io meno. 3-4 anni, massimo. Sono tutti ragazzi che iniziano, hanno iniziato allora, da 3-4 anni, hanno iniziato a giocare, hanno fatto il D, la serie mixed e poi sono passati in amatori e adesso amatori da un gennaio l'anno prossimo faranno anche la master. Quindi c'è stata un'escalation, adesso manca solo l'elite. Una giusta crescita di livello di gioco, veramente, veramente eccezionali. È stata dura, l'impegno c'è stato, i risultati ci sono, li vogliamo menzionare anche se adesso per motivi, perché adesso tra un po' infatti avremo le premiazioni. Abbiamo un Fausto Pallotta che fa il pizzaiolo purtroppo e non c'è, è dovuto tornare al lavoro. Massimo che non so dove è andato, però c'è anche lui. È Massimo che è in giro, che
è un po' timido, quindi è un po' restante a farsi riprendere. Comunque siamo tutti qui. Allora, l'augurio anche di avere dei buoni risultati in Master, quindi anche per voi l'urlo dei Dos Chapas, cioè sarebbe due chiappe, eh? Dos Chapas! Siamo arrivati alle fasi finali di questo campionato regionale. Penso che tutto sommato non è andata male, dai, non è andata male. Siamo stati tutti bravissimi, voi giocatori e penso anche noi come organizzazione, almeno ci proviamo. Allora, è arrivato? No, va bene. Allora, il primo signore che vorrei ringraziare, che ci ha dato una grandissima mano, anzi ha tirato avanti tutta l'organizzazione di questi tre giorni insieme, è il signor Valerio Valeriani. E non solo è il nostro amico, ma è anche consigliere federale. Tantissime cose per la Frigest. Grazie. Grazie a Valerio che ci ha onorato della sua presenza. Invece nel Bolzanino abbiamo un controllato, un Turanino. Ok, poi un altro ringraziamento vorrei farlo al Comune di Monteprandone che ci ha ospitato, che ci ha dato la possibilità di questo palazzetto, il sindaco Andorra Romero, i nostri partner G7, gruppo automatica, Papillon del Top 87 e la Tarte Polo SRL. Grazie a tutti. Thank you.
E al primo posto vincitrice, nonché anche vincitrice della categoria C, Jessica Romagnoli, femminile ancora Macerata. E vince la categoria C.
secondo, vice campione categoria A, Regione Marche 2017, Antonelli Diego. Settimana dal 10 al 16 a Caule per gli europei 2017. Grazie ancora.
Torino.